di scultura, però prevalentemente pitto-scultura. Il tema di queste pitto-sculture sono legate a tutte le grandi antiche civiltà. Mi scuso se ne lascio qualcuno, ma intanto spero di poter fare anche gli altri. Sono importantissime perché il mio ultimo messaggio che voglio lanciare è proprio quello di dire che ogni civiltà, nell'arco della vita, dei millenni che si sono susseguiti, ha lasciato la sua cultura, la sua impronta di cui noi attualmente ne beneficiamo. Ora qui abbiamo un esempio lampante, i Medici. Se non ci fossero stati loro, no? Qui, su l'uomo e tutte le altre cose, no? Che loro sono riusciti a fare, le varie vite, il battistero, eccetera. Dunque, ritornando alle mie opere, ci sono appunto, dicevo, tutte queste civiltà che a me mi hanno particolarmente, diciamo, emozionato. Inoltre, come potete vedere, non mi è il quadro mio, quasi tutti, c'è del contrasto, quindi è una parte, una parte italiana, come va detto, quest'opera che è dietro le mie spalle, il cui titolo è I Misteri delle Civiltà, dove torniamo al quadrato del santo, il famoso perché è ancora più misterioso, infatti nessuno con esattezza è riuscito il vero significato. E poi altre figure delle civiltà maya, che anche queste sono state ritrovate da anni, ma erano rimaste sepolte, no? Sepolte nelle boscate della terra. Quindi questo ci porta ad avere una grande importanza se questo fosse un mistero. L'ingranaggio tutto intorno ci dice quello che ho detto prima, che ogni dente per me rappresenta la vita nel suo continuo divenire. Quindi come in un meccanismo, se si spezza un dente, tutto viene ad interrompersi, così nella nostra vita, se si spezza un meccanismo, tutto si rompe. Questi denti mi rappresentano non solo gli esseri umani per me, ma anche gli esseri animati, gli animali, e poi dicevano la vita di loro, i minerali, eccetera, sono importantissimi per noi, ci danno la vita. Noi sappiamo da esperienze che anche durante i vari cambiamenti glaciali, eccetera, gli esseri viventi si sono estinti, ma il pianeta è riuscito a risorgere. Così per noi questo è un avvertimento, nel senso che si dovesse in qualche modo l'uomo dovesse in qualche modo contribuire alla distruzione del nostro pianeta, il pianeta in qualche modo riuscirebbe a riattivarsi, a risorgere e a rivivere. Ma no, non si sa com'è. Il pericolo è per l'uomo, non per noi. Quindi, poi, ora voglio dire anche che sempre l'ingranaggio rappresenta un passaggio da una civiltà all'altra. Insomma, sono tante cose simboliche che questo ingranaggio rappresenta. Insomma, questa è la mia arte, io spero che piaccia il più possibile. E se non piace, pazienza, siamo amici lo stesso. Grazie. Grazie di tutto. Grazie. E buona giornata, buon lavoro.
questa mostra io credo che questo viaggio più arbitroso che riusciremo a farlo e questa esigenza potremo colmarla. Ho sempre detto, e finisco, lascio la parola per un saluto a Fausto, che troppo spesso si è parlato dell'arte, della cultura, sempre soltanto come un posto. Invece io penso che sia un grande investimento di libertà, un tempo in cui la libertà manca, un tempo in cui si costruiscono condizioni per cercare un nemico dell'altro, l'arte invece può costruire ponti e può cercare di renderci persone migliori di tutti. Quindi Anna Maria, grazie, grazie per mettere a disposizione la tua arte, le tue opere, la bellezza che riesci a raccontarci. E grazie a tutti voi che siete qui e che potrete ammirare insieme. Una bella mostra, una mostra che mi dà di speranza con un universo di me. Io non la faccio più lunga di così, anche perché vorrei salutare Roberto, Sandra, ma prima di lasciare loro la parola per un saluto, lascio la parola a voi, capofonetto. L'arte è qualcosa che può davvero far dialogare le persone, farci stare insieme, darci dei messaggi positivi, e soprattutto arte e cultura sono, come dire, con la presenza del presidente Mazzeo, di casa in questo nostro palazzo. E osservando le sue opere se ne rimane affascinante, è tangibile la ricerca meticolosa dei particolari sia artistici che storici. Non sono opere che si possono osservare distrattamente per coglierne anche i concetti. Guardarle è come fare viaggi nel tempo passato, fra la mitologia, la storia, ma anche il sacro. Ogni sua rappresentazione artistica ha profondità di concetti che hanno radici nel nostro passato storico, ma un'attualità sconvolgente. La capacità di Anna Maria Guarnieri è proprio questa, realizzando le sue opere con grande maestria, riesce a far convivere il passato, il presente e il futuro, cosa non fa la nostra. Grazie e vi saluto cordialmente, Sabrina. Le radici della terra. La terra è stata chiamata in tanti modi, è stata chiamata dagli Etruschi, io vengo da Scanzano, paese della Marevola, poi vivo e lavoro a Pisa, ma le mie origini sono scanzanesi, e lì si chiamava, gli Etruschi la chiamavano Mater Natura. I greci la chiamavano Gaia, i romani la chiamavano Gera, Gaia, andando nelle identità. Terra è anche la matrice di tutti noi, e matrice deriva dalla parola madre, vale a dire che la terra ha un valore generante di tutti quelli che sono gli esseri viventi, ed ha una radice che è unica ed è ripetibile, perché è la madre di tutto quello, di tutto ciò che ci circonda. Le opere della Guarnieri, che sono pitto, sculture, sono opere azioni. E di tutto questo è ben consapevole la nostra Anna Maria, che seguendo gli assunti di quel quadrato magico di cui vedete nella prima sala dell'esposizione, in cui si dice che il sacro, il seminatore, Tenet opera Rodas. E questo è una frase che si presta a varie interpretazioni. C'è chi l'ha rappresentato come l'artista, il poeta, lo scrittore, lo scultore che tiene in mano la rata, che è lo strumento con cui crea, e incide. Incide i solchi che sono i solchi dell'opera d'arte, che sono i solchi che trascrive il poeta,
sia il pittore nel suo quadro. E quindi si scolpisce la materia e così questo piccolo scultore di Anna Maria Gonzaga, quella che è l'opera d'arte. Un'opera d'arte che è ricerca armoniosa tra la nostra civiltà e le civiltà del passato. Greci, etruschi, latini, celti, ho seguito una mostra, quella del 2007-2008, che faceva riferimento a e tutti questi, ai popoli mesopotamici e tutti questi popoli antichi che si inchinavano alla terra madre. Erigevano degli altari, la terra madre era proprio la divinità generatrice. E quindi è come se fosse un processo in cui il campo generazionale, il campo delle generazioni, non è quello quella che ci sono tante opere che fanno riferimento all'Oriente, quella che gli orientali chiamavano Oros, il tutto, la dimensione olistica. E Oros poi è una parola greca che vuol dire tutto, e Kronos, Oros, Kronos, tutto il tempo che, in cui l'artista crea e fa la sua visione, sua realtà. L'artista vede e questo incanto, questo stupore che lo prende, musa, quanti dei poeti attendevano la musa da Omero, gli antichi greci, scendi musa, dicevano qua giù, ispirami. E questo è l'incanto, è la visione, il visibilium. Io ho usato questa parola nella presentazione della premessa in cui proprio nel visibilio si raccoglie tutto l'incanto, tutto lo stupore, tutta la visione che scivola dai romantici, scivola dai vestiti diplomatici che il poeta, l'artista, il pittore attende. Si attende che l'inchiostro d'oro del cielo incida parole o incida opere sulle televisioni, le pagine bianche, e le visioni e i miraggi si trasformano in completezza tra le mani dell'artista che le prende, le plasma, le espande, e le menti diventano quelle di Pazia, quelle dei sapienti. Pazia per me è un'opera fondamentale, è un'opera di una donna che nell'antichità ha lasciato un segno indelebile. Certe culture stereotipate, un cristianesimo stereotipato di cattiva natura, oggi fortunatamente non è così, avesse ritenuto che la donna non avesse l'anima, quindi gli angeli e i demoni. Ma chi sono veramente gli angeli e chi sono i demoni? Non si sa, gli angeli sono quelli, come mi piace citare sempre una bellissima di Antonello Venditti, che sono una unità trasparente di donne e di uomini. Questi sono gli angeli. Allora gli angeli di questa terra siamo anche noi, con tutti i nostri difetti, con tutte le nostre debolezze, ma è bello questo perché fa parte dell'evoluzione e l'evoluzione più ci si evolve più si rivoluziona la società. Ma si rivoluziona in senso positivo, non si rivoluziona in senso negativo. E cosa seminiamo? Noi seminiamo la creatività. L'artista semina la creatività. E questi suoni, questi colori, queste parole che si ritrovano nell'opera di Anna Maria sono i suoni di una creazione che poi fa della terra una poesia, fa della terra un'elegia. E ne fa un canto, come noi abbiamo avuto nella letteratura e
il poeta francese Rimbaud parlava della parola che ha un cuore. Allora quella la parola, non so, cielo come colore azzurro, la parola mare come un colore grigio verde. E ogni parola in ogni lingua ha un colore. Anna Maria usa la parola perché nelle sue tele, nelle sue pitture, nelle sue opere, nelle sue tavole, nelle sue tavole, queste sono per la maggior parte tavole, opere fatte su tavola, risuonano forme e colori e delineano un certo linguaggio. Le parole sono scritte in latino, sono scritte in italiano, sono scritte in etrusco. Sono delle immersioni e reinerzioni delle trascendenze ed emozioni inarrestabili che ci guidano attraverso come farfalle che volano, e anche le sue opere, Anna Maria libera sa liberare farfalle, ci guidano attraverso la strada delle civiltà. Musiche dei tempi, farfalle galattiche, sinfonia, poesia, ecco, tutto ritorna all'odissea della vita. E ritorna e il cerchio si chiude. Io ho iniziato citando Cavafis, citando la poesia Itaca, Ulisse che ritorna, l'importanza è quella del viaggio, l'importanza è quella dell'Epopea del tutto sole, del Pantalei che è stato talmente utilizzato, usato anche delle canzoni un po' scherzose, ma comunque è una realtà, è un dato di fatto. Ed ecco che si aprono un po' le porte cosmiche dello Stargate, dove agli occhi, alla vista, appare lo spettacolo. Uno spettacolo armonico, uno spettacolo che poi diventa un'esegesi lirica, diventa opera d'arte, melodie, sinfonie per l'eternità, per celebrare quella parte di materia eterna che sta dentro di noi, eredi dei popoli di Gaia, per non sciupare questa terra, per valorizzarla, per dedicargli il suo amore, per dirgli noi ti amiamo senza retorica ma con fatti concreti, non inquiniamo i mari, non danneggiamo le creature che ci vivono dentro, non danneggiamo le creature della terra, siamo umani e abbracciamoci perché l'arte può salvare il mondo. Grazie. Sandra Lucarelli, l'arte può salvare il mondo, bisogna investirci molto.